Di cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare del grano, delle farine, di quelli che sono gli aspetti nutrizionali e di impatto sul territorio di questo importante alimento. Condurrà la chiacchierata la dottoressa Cristina Ciccone, che è la fiduciaria Slow Food della condotta Reggio Calabria, Aria Grecanica, della condotta Slow Food Reggio Calabria, Aria Grecanica. C'è con noi il professor Paolillo, che è un tecnico alimentare e ci parlerà degli aspetti nutrizionali del frumento, del grano in genere. C'è qui con noi anche il vice sindaco, sta per arrivare, che è Nino Maesano. Forse ci raggiungerà in tempo utile anche Pippo Paino, che è il presidente del GAL ed è uno dei protagonisti organizzatori di questo, del festival. Voglio solamente dire che questa chiacchierata nasce appunto dalla collaborazione tra il Festival Palearizza e la condotta Slow Food di Reggio Calabria, Aria Grecanica. Detto questo, passo la parola a Cristina, che vi spiegherà meglio l'andamento della chiacchierata. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti. Ci scusiamo per il ritardo, ma spero ci faremo perdonare. Intanto dall'altra parte stanno preparando la degustazione e ovviamente qui è tutto pronto per lo spettacolo. Prima quindi di passare alla seconda parte della serata, questa sera noi vorremmo parlarvi di grano. Degusterete la pasta prodotto con un grano particolare ed è per questo motivo che noi volevamo approfondire questo argomento. E io, come diceva Salvatore, sono la fiduciaria della condotta Slow Food Reggio Calabria Aria Grecanica. Slow Food è un movimento internazionale presente in 130 paesi nel mondo con circa 135.000 iscritti, con tantissimi progetti che realizza in tutto il mondo, e uno di questi progetti si chiama Terra Madre. Terra Madre prevede la costituzione di comunità del cibo, piccole filiere, alleanze virtuose tra persone, anzi che noi definiamo coproduttori, produttori e tutti coloro che si interessano di un determinato prodotto, di un cibo che per Slow Food deve essere buono, pulito e giusto. Buono per chi lo mangia, pulito per l'ambiente, perché non deve generare meno impatto ambientale possibile, e giusto per chi lo produce, perché il suo lavoro deve essere riconosciuto secondo le regole della giustizia sociale. Questi sono i cibi di cui si occupa Slow Food e questi sono i cibi protagonisti delle nostre comunità. Questa sera la protagonista per noi è la comunità del cibo del grano in Aspromonte, che è stata costituita nel 2012, che ad oggi ha al suo interno produttori, e Salvatore Maesano ne è uno di questi, dei trasformatori, panificatori, pasticceri, pastai, e poi i coproduttori, cioè il consumatore educato, il consumatore consapevole, il consumatore che sceglie consapevolmente cosa mangiare. E questa sera un esperto ci dirà i benefici che derivano da un certo tipo di frumento, piuttosto che da altri. E allora, intanto io passo subito la parola per i saluti al vice sindaco. Buonasera a tutti e bentrovati. Io innanzitutto mi scuso per il ritardo che ho fatto, perché avrei dovuto io introdurre, diciamo, l'argomento. Io mi resta solo ringraziare la Proloco per quello che ha fatto e per quello che sta facendo in questo argomento. Vale a dire che da tantissimi anni che porta avanti queste iniziative, questi dibattiti, anzi anche quello che sta avvenendo stasera è opera loro. La valorizzazione dei nostri prodotti, capire cosa si mangia e tant'altro. Io passo la parola a chi è più autorevole di me e vi spiegherà meglio quello che andremo a fare. Grazie a tutti, buonasera.
E allora, passiamo subito alla parte tecnica. Il professore Paolillo è un tecnologo dell'alimentazione alimentare e ci spiegherà gli aspetti nutrizionali e l'aspetto tecnologico, giusto, del grano, del frumento. Io mi scuso se non userò termini tecnici, perché nella vita sono una pedagogista, sono un educatore. Poi, come volontaria, dal 2010 sviluppo attività all'interno di Slow Food perché sono un'appassionata di cibo, un'appassionata delle nostre tradizioni alimentari e in generale della Calabria, della nostra terra. Quindi mi scuso, ripeto, se non userò i termini tecnici giusti, ma il messaggio che noi vogliamo dare stasera sono dei messaggi semplici che riguardano ognuno di noi, che riguarda la quotidianità di ognuno di noi, che riguardano le abitudini alimentari, quelle abitudini che possono farci bene, che possono fare bene alla nostra salute e che possono fare bene alla nostra terra. Passo la parola quindi al professore Paolillo. Grazie, un saluto, buonasera a tutta la comunità di Rocuti, al vice sindaco, un ringraziamento a Slow Food e al GAL Aria Grecanica per avermi invitato in questa calda serata di agosto molto piacevole. Beh, io devo dire subito una cosa, devo dire che mai titolo è stato più azzeccato in questo contesto, cioè il grano è una cosa seria. Sul grano si sono decise le sorti di pace o di guerra di un'intera umanità, proprio sul pane, sul grano. L'umanità ha attraversato dei periodi bui, neri, anche di carestia. Quindi il frumento assume un'importanza cruciale nella vita dell'uomo. Quindi il grano è una cosa seria ed aggiungerei anche il grano è una cosa divina. Già nella Genesi la punizione che dovette scontare l'uomo è stata quella di guadagnarsi il pane col sudore della fronte, non a caso. Così come aprendo uno dei quattro Vangeli a caso, si può subito capire come lo stesso Cristo fece la sua comparsa pubblica con il primo miracolo, che fu quello della moltiplicazione dei pani, e concluse la sua vita terrena proprio attraverso il pane, spezzandolo e dicendo: questo è il mio corpo. Beh, quindi voi capite che il grano e il pane assumono un'importanza strategica nella vita dell'uomo. Oggi si dice che non ci sono più i grani di una volta. Beh, nell'antico Egitto, già 6.000 anni prima della nascita di Cristo, si era capito che attraverso la farina e un po' d'acqua si poteva creare un pasto pseudo o quasi completo, comunque un pasto che riusciva a saziare in un certo senso. Furono i greci dopo che migliorarono le tecniche della panificazione ed i romani ne fecero una vera e propria banchettistica. E il pane proprio nel periodo romano assume un ruolo, come dire, che racchiude in sé tutti e quattro gli elementi della natura. L'aria per la lievitazione, l'acqua per l'impasto, la terra per la produzione proprio del frumento ed il fuoco per la cottura del pane. E oggi tutta la tecnologia che ruota attorno ai prodotti da forno deve tenere conto anche di queste cose, cioè deve tenere conto dell'umidità, perché sotto certi aspetti legislativi, per poter vendere del pane bisogna rispettare anche alcuni canoni di umidità relativa. Nella tecnologia rientra appunto anche la temperatura. Un buon panificatore sa che deve stare attento quando è il momento giusto di tirar fuori l'impasto che ha messo dentro. Così come la terra. Ebbè, qui tocchiamo un nodo dolente, una nota dolente veramente. Perché voi pensate che dal 1951 in poi le grandi organizzazioni mondiali hanno pensato bene di archiviare le varie sementi. Che cosa intendo per archiviare? Cioè non si è data più la possibilità al contadino di poter riseminare il proprio seme,
perché il contadino oggi è stato messo nelle condizioni in cui quel seme lo deve necessariamente comprare, e questa è una cosa che non è giusta e che non va bene sicuramente. E che cosa ha portato questo obbligo di acquisto delle sementi? Ha portato verso la produzione di una sola specie o di poche specie, quelle che sono più redditizie poi per chi queste sementi le vende. E allora da qui anche l'importanza che ha Slow Food nel difendere il cibo buono, pulito e giusto. Perché cibo buono? Beh, perché pulito e giusto innanzitutto. Pulito e giusto sono una subordinata a questa principale, che è buono, di cui è, indissociabile il cammino e la logica che si deve rispettare. E allora cercare di recuperare i grani è oggi una risorsa, specialmente per la nostra regione. Beh, noi non brilliamo di produzione di frumento, la Calabria ne conta solamente un 4% di produzione, molto meglio vanno la Sicilia e la Puglia, ma nonostante ciò questo non vuol dire, scusatemi, che il grano buono non lo si debba produrre. E nel meridione si produce un grano eccezionale, prettamente si produce il grano duro, proprio quello adatto alla pastificazione. Voi sapete che il frumento, il triticum, si divide in due famiglie, il frumento duro e il frumento tenero. Il frumento tenero cresce molto meglio nelle zone settentrionali, mentre nelle nostre zone meridionali cresce meglio il frumento duro. E poi c'è tutta la questione relativa anche alle importazioni dei frumenti. L'Italia è da sempre stato un paese che ha dovuto necessariamente importare il grano perché non riusciamo a soddisfare la domanda interna. Però anche qui oggi il grano che importiamo vogliamo essere certi che sia grano di qualità. C'è molto allarmismo anche sul fatto che si parla di grani geneticamente modificati. Beh, in America, dove la legislazione lo permette, ci sono dei cereali, anche il frumento, che sono stati modificati geneticamente. I nostri grani invece non sono stati modificati geneticamente, ma sono stati migliorati geneticamente. Le due cose sono molto diverse. Migliorare un grano vuole dire incrociarlo con altri tipi di grani in modo naturale, al fine di poter far emergere quelle caratteristiche che servono poi per la coltivazione del grano. Una tra tutte, ad esempio, quella di evitare l'allettamento. I frumenti di una volta arrivavano quasi a 2 metri di altezza. Voi capite bene che un frumento del genere alla prima ondata di vento incominciava ad allettarsi, proprio nel termine agronomico, e si perdeva in resa. Allora si è pensato bene di incrociare questi frumenti con frumenti più bassi, che crescevano più bassi, così poi da standardizzare la produzione. In Italia è vietato produrre OGM, è vietato anche venderli da paesi, prodotti OGM che entrano da paesi extraeuropei o europei. In Italia non è possibile comunque commercializzarli. Ebbene, il frumento e il pane rientrano anche, oltre che nella triade cristiana, pane, vino e olio, rientrano anche nella famigerata, ormai è conosciuta da tutti, dieta mediterranea. Noi, se osserviamo bene la piramide alimentare, alla base troviamo l'attività fisica oggi, che è un requisito necessario per un benessere fisico, psichico e sociale, da qui poi il termine di benessere. Un po' subito dopo l'attività fisica, troviamo i prodotti da forno, i cereali. Questo perché? Perché il nostro organismo deve assumere delle calorie essenzialmente dai carboidrati, che rappresentano circa il 55% del nostro fabbisogno calorico. Che cosa ci danno i carboidrati in definitiva? Ci danno lo sprint, ci danno l'energia, la possibilità di poterci muovere, di poter respirare, di poter far battere il nostro cuore. Però all'interno del frumento non si nascondono, o perlomeno non ci sono solamente i carboidrati, ma ci sono anche una serie di micro elementi, quali ad esempio alcuni minerali, che sono utilissimi
per lo sviluppo armonico e funzionale del nostro organismo. E accompagnati a questi c'è una piccola parte di lipidi, di grassi. Non c'è assolutissimamente il tanto temuto colesterolo, che poi tanto temuto non deve essere, perché il colesterolo ha anche i suoi effetti benefici sull'organismo. E certo, il colesterolo cattivo in dosi molto elevati nei livelli ematici è un campanello d'allarme di cui bisogna tenerne debitamente conto. Comunque i bambini, gli sportivi, ma anche gli anziani dovrebbero consumare almeno una volta al giorno quei 60 grammi di pasta che da qui, di carboidrati che derivano appunto dalla pasta. Io non voglio tediarvi molto con il mio discorso, che lungi non vuole essere né un discorso scientifico ma molto divulgativo e molto, molto semplice. Il motto con cui vi lascio è quello di comunque amare la nostra terra anche da consumatori. E come possiamo fare? Comprando prodotti sicuri, biologici, a chilometro zero, e soprattutto quei prodotti che rispettano la natura e rispettano i cicli rispettano l'ambiente e rispettano i cicli della natura stessa. Quindi consumare anche prodotti stagionali fa anche bene all'ambiente. Grazie per l'ascolto. Grazie, e oltre che grazie al professore, grazie al nostro socio Slow Food. Grazie. E allora, la nostra comunità del cibo, comunità del grano in Aspromonte, qual è l'obiettivo principale? Quello di tutelare, di valorizzare produzioni autoctone di grano. E detta così sembra semplice, ma tanto semplice realmente non è. E allora Salvatore Maisano, che è un produttore, ci spiegherà quali sono le difficoltà nel produrre grano nostro. Sì. Allora, non so da dove cominciare. Che devo dire? Probabilmente io credo che produrre grano in Aspromonte è quasi un atto d'amore. Bisogna amare il grano, altrimenti non si riesce a fare questa produzione. Perché? Perché i nostri terreni non sono vocati a questo tipo di coltivazione oggi come oggi. Perché una volta, ricordo quando ero bambino, quando ero ragazzo, io sono nato in montagna, Rogudi era in montagna, ogni famiglia produceva il grano, ma produceva il grano per il fabbisogno familiare, quindi era una cosa molto più radicata, era una cosa, non dico più semplice, ma si doveva fare, si faceva, perché altrimenti non si mangiava il pane, non si mangiava la pasta, quello era il problema, e si faceva. Oggi produrre del grano da noi è molto più difficile perché non è redditizio. Un agricoltore che va a produrre il grano probabilmente ci rimetterà qualcosa, non ci guadagnerà, ci rimetterà qualcosa, magari se ha anche gli animali riesce a compensare, perché con il grano ci fa anche la paglia, allora compensa la cosa, ma solo per il grano non riesce ad avere un guadagno che sia sufficiente alla coltivazione. Noi abbiamo cominciato a farlo grazie anche all'aiuto che ci ha dato la Condotta, all'incoraggiamento che ci ha dato la Condotta Slow Food, perché come diceva Cristina, adesso dal 2012 che abbiamo la comunità del cibo del grano in Aspromonte. Come è nata? È nata quasi per caso. Un mio nipote, che non sto qui a raccontarvi, arriva un giorno a casa e mi dice: sai zio, abbiamo dei terreni abbandonati, c'è un amico mio che ha un trattore, mi ha detto che se noi compriamo le sementi lui fa l'aratura, quello che serve per fare il grano, e facciamo il grano. Ha detto sì, per me è stato un invito a tornare bambino, insomma, perché ricordavo il grano di quando ero bambino, quindi a 40 anni tornare a fare il grano mi è sembrata una cosa come ringiovanire. Siamo tornati a fare il grano. Da quell'esperienza si sono incoraggiati altri produttori. Adesso io produco
poco grano, nell'ordine dei 15-20 quintali l'anno, però la comunità del grano arriva a produrne quasi un centinaio di quintali. Lo dico orgogliosamente perché dopo di me altri 2-3 produttori si sono venuti per l'anno prossimo, altri due, chiamiamoli contadini, chiamiamoli imprese agricole, mi hanno chiesto di sapere quale varietà di grano seminare, perché avrebbero seminato per l'anno prossimo del grano. Questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché riusciremo l'anno prossimo probabilmente a superare i 100 quintali di grano locale, grani che si produrranno nella zona grecanica. Quindi un orgoglio, ma un orgoglio non solo per la produzione del grano, ma perché seminando grano andiamo a recuperare dei terreni, andiamo a togliere all'abbandono dei terreni, ed è una cosa cruciale secondo me. Perché? Perché stiamo vivendo tutti il periodo che stiamo vivendo, gli incendi, l'abbandono dei territori. Se i terreni sono curati, se i terreni servono perché dobbiamo produrre, difficilmente ci saranno degli incendi, saranno sorvegliati, saranno puliti, quindi gli incendi non li vamperanno. E questa è una di quelle ragioni. Altro, non lo so, altro proverete, chi ha voglia di provarla stasera, la pasta fatta con le farine dei nostri grani, quindi sentirà la differenza. Non saprei cos'altro dirvi, se avete delle domande poi noi saremo in piazza comunque, sia io, sia Cristina, sia il dottore, potete avvicinarvi tranquillamente per chiedere delle cose particolari che magari vorrete sapere. Grazie. E allora, Salvatore diceva che un primo elemento positivo che riguarda la lavorazione, la produzione di grano è la cura dei terreni. Un altro aspetto è sicuramente preservare le specie nostre di grano. Ora, che in Italia non ci siano specie di grano modificate geneticamente, va bene, siamo d'accordo. Ma sono stati, come ci ha spiegato bene il dottore prima, c'è stata una modificazione, nel senso i semi che generalmente vengono utilizzati sono stati resi più forti, no? E quindi a livello commerciale chi utilizza questi semi ne ha comunque un beneficio rispetto a chi utilizza dei semi che hanno una produzione più bassa, e un rischio di arrivare a produzione, quindi al completamento del ciclo di produzione, molto più alto, cioè non sempre o quasi mai si arriva ad ottenere quello che si sperava nel momento della coltivazione, della semina. Perché questo ragionamento? Per dirvi, ripeto, io non sono un'esperta, però mi interesso perché mi interessa la mia salute, perché mi interessa la salute della mia famiglia, di mio figlio, per cui dovendo scegliere tra un tipo di farina, di grano controllato, meno controllato, che comunque noi portiamo a tavola attraverso la pasta, attraverso il pane, io scelgo il grano prodotto nei nostri territori, grani che per loro composizione non hanno bisogno di aiuto esterno, perché nel tempo si sono adattati ai nostri terreni, stanno benissimo e si producono benissimo da soli. Certo, ripeto, la quantità di produzione non è come quella dei semi di cui ci parlava il dottore prima, però hanno una resistenza, una loro resistenza, e hanno delle caratteristiche importanti che non sono, come dire, elementi oggettivi soltanto al gusto, ma anche, ripeto, a livello salutistico. Ora, io non sono un'esperta, non aprirò l'argomento, ma chiunque, anche soltanto facendo delle ricerche su internet, ovviamente avrà riscontro su quello che sto dicendo adesso. Perché quindi tutto questo impegno da parte della condotta? Abbiamo detto per il terreno, abbiamo detto per non far perdere un aspetto della nostra biodiversità, per la tutela della salute dei consumatori. Ma un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che in generale l'agricoltura stenta a dare risultati economici. È difficoltoso per un agricoltore ripagato perfettamente il lavoro che fa, è molto difficile. Ecco perché all'attività agricola spesso
e noi questo ci auguriamo, si associano delle attività, altri tipi di attività connessi all'agricoltura che possono sostenere queste produzioni, che possono sostenere, vuoi aggiungere qualcosa? In questo senso voglio farvi un esempio. Un'altra comunità del cibo, una comunità del grano, esiste a Caselle in Pittari, a Salerno. È nata prima della nostra comunità, è una comunità che ha lavorato per non far morire, per tutelare un pezzo di biodiversità seminando del grano bianchina e rossina, e ci sono riusciti, hanno aumentato di tanto la produzione e adesso hanno rimesso sul mercato questo grano. Non sono riusciti a fare solo questo, sono riusciti a creare un'alleanza con la Proloco di Caselle e hanno dato vita a delle attività che hanno animato e che animano costantemente da 13 anni il territorio, quindi animazione territoriale, ma anche hanno portato dei risultati economici perché hanno sviluppato delle attività turistiche e quindi, per esempio, realizzano il palio del grano. Una vera e propria gara tra comuni, rioni e comunità. La nostra comunità del cibo partecipa a questo palio. A noi andiamo lì, partecipiamo, andiamo a mietere il grano in maniera tradizionale e questo evento è preceduto da una settimana di preparazione. Caselle diventa punto di attrattiva per coloro che vogliono partecipare al palio, ma coloro che vogliono conoscere questi tipi di grano, le produzioni, la trasformazione del grano in pasta, pane, dolci, partecipando al laboratorio e lavorando, mettendo le mani proprio nella terra, lavorando nei campi. Questo è uno degli esempi che vi ho voluto portare per dire che anche questo tipo di attività può essere affiancata da attività connesse all'agricoltura, attività con finalità turistiche che possono sostenere l'aspetto economico, perché anch'io sono d'accordo con Salvatore, veramente il primo atto che porta i nostri produttori, i nostri contadini a seminare queste specie di grano è veramente un grande atto d'amore. Mi dispiace che in questo momento non c'è nessuno del GAL, perché a loro avremmo voluto chiedere aiuto con una progettazione che parta dal basso, che parta dai contadini, che parta dai bisogni che loro rilevano rispetto a questo tipo di coltivazione e capire che cosa insieme si può fare. Noi come Slow Food stiamo cercando di fare e di fare tanto da volontari, cercando di portare informazione, formazione, di educare il consumatore per capire la differenza tra un pane e un altro, tra un tipo di pasta e un altro, e quindi fare delle scelte consapevoli. Bene, prima di concludere ripasso la parola a Salvatore. Sì, solo per dire quelle che sono le nostre speranze, ma un po' anche la realtà attuale. Noi stiamo riuscendo ad andare avanti con la comunità del grano grazie proprio alle collaborazioni che accennava Cristina, alle collaborazioni con fornai, con ristoratori e con pasticceri che riescono a comprare la nostra farina perché ha un costo chiaramente molto più alto, abbastanza più alto di quello che si trova della farina industriale che si trova in commercio. Però ha anche un sapore molto diverso. Quindi ringraziamo veramente queste persone che ci aiutano a poter produrre questo grano. Della comunità di Caselle è veramente una bella esperienza. L'anno scorso io sono stato là insieme a altri 4 soci della nostra condotta perché abbiamo il comparato, come lo chiamano loro, con una delle contrade di Caselle, perché a Caselle ci sono 5 contrade che ogni anno si cimentano in questa gara di mietitura che poi è il palio del grano. L'anno scorso abbiamo perso, dopo la contrada nostra ha perso purtroppo con noi presente, negli altri anni ha vinto, anche quest'anno ha vinto, io non c'ero, quindi ho detto che non vado più perché porto scalogne. No, loro hanno detto la verità, che hanno voluto perdere l'anno scorso perché non volevano che vincessero sempre loro, questa era la scusa ufficiale. No, vi volevo dire che questa è veramente una cosa seria, il grano è una cosa seria. Come è serio Don Giovanni Zompaglione che si sta aspettando per i maccheroni. No, volevo ringraziare anche Radio Studio 95 perché ci sta dando la possibilità di rivolgersi non solo al pubblico presente che già comincia ad essere numeroso,
ma veramente a un pubblico più vasto, sia in televisione che in radio. Grazie agli amici del Radio Studio 95, grazie a Telearizza, perché con la loro collaborazione stiamo riuscendo a fare questa serata, ed è una serata importante. Grazie a professor Paolillo, che ha avuto la pazienza di aspettare con noi un paio d'ore prima che si riuscisse a fare questa bella chiacchierata. Grazie a Cristina Ciscone e grazie all'amministrazione comunale, che è sempre sensibile e ci aiuta ad organizzare questi eventi. Beh, buona continuazione di serata. Passo la parola a Cristina, che tirerà le conclusioni un po' di questa nostra chiacchierata. Allora, io i ringraziamenti li abbiamo fatti un poco tutti, però penso che il ringraziamento più grande è veramente sincero, dal cuore, va fatto ai contadini, ai produttori, che veramente ci mettono il cuore oltre che la fatica fisica. È veramente un grande atto d'amore quello che fanno, e che bisogna riconoscerli. È un qualcosa che fanno non soltanto per loro, ma per tutti noi e per la nostra terra. Quindi grazie veramente, grazie in primis a Salvatore. Prima di lasciarvi alla degustazione della pasta, e quindi di passare all'atto concreto, perché noi abbiamo detto tante belle cose che sicuramente serviranno a tutti, e vorrei dire anche questo: chiunque volesse collaborare con noi e quindi mettersi in campo e lottare insieme a noi per preservare la nostra biodiversità, noi saremo qui, avvicinatevi, troveremo il modo per collaborare, anche semplicemente per farvi conoscere le nostre farine e i nostri grani. Ripeto, a breve degusterete maccheroni prodotti con la farina prodotta a Bova, Condofuri e dintorni, e San Lorenzo. Le conclusioni al vice sindaco. Grazie e buona serata. Grazie Cristina. Niente, io volevo soltanto aggiungere che un po' le cause che hanno ciò che ha causato il fatto che sulla mancata produzione, no? Le cause vanno imputate soprattutto allo spopolamento dalla montagna, che ormai la gente guarda soltanto come meta, vede soltanto il mare, quindi lasciando la montagna a se stessa, abbandonata a se stessa. Una volta c'erano gli insediamenti addirittura nelle campagne, che ognuno produceva. Oggi tutto questo non c'è, e quindi denota il fatto che manca appunto questa produzione. Io vorrei che questa sera di questo dibattito rimanga traccia soprattutto la parte finale della dottoressa Ciccone, che quando ha spiegato capire cosa si mangia, come si mangia, ma soprattutto cosa si mangia, è molto importante per i nostri figli. Quando fuori giove cullo sole, si dice che la luce si marita, e degli soli con l'arcuba nero, e noi parliamo la pizzica pizzica po', e torniamo solo compare veniti, e torniamo solo compare. Dal grano alla pasta, dalla pasta al grano, è un circolo vizioso che poi ci porta ad avere un prodotto di alta qualità, rinomato in tutto il mondo, e che il Sud Italia può fare proprio con le eccellenze, appunto le eccellenze rurali del territorio. Sì, beh, sicuramente dal grano alla pasta è un processo irreversibile, nel senso che per fare una buona pasta bisogna partire sicuramente da una buona farina, e per partire da una buona farina bisogna partire da un buon grano. Devo dire che mai tema è stato più azzeccato di questo, cioè il grano è una cosa seria. Bene, sì, il grano è una cosa seria, perché attraverso il grano si sono decise le sorti di intere popolazioni, di guerre e di pace, di fame e di carestia. In pratica tutta l'umanità ha basato la sua alimentazione, i suoi rapporti anche sociali attraverso il grano. Oggi si parla molto, si sente dire spesso che non ci sono più grani di una volta. Beh, è vero, da quando le multinazionali hanno messo le mani sulle sementi, adesso molti contadini non sono più capaci di poter riseminare i semi che avevano piantato precedentemente, cioè sono costretti ad acquistare sementi da delle ditte definite. Qual è l'importanza di questo evento e di queste attività che Slow Food porta avanti anche egregiamente? È quella di recuperare i grani antichi. Recuperare un grano antico vuole dire recuperare un territorio, vuole dire recuperare una tradizione, vuole dire
recuperare quelle arti e quei mestieri che una volta la facevano da padrone e che davano veramente il trampolino di lancio della pasta made in Italy. Benvengono questi eventi e benvengono comunque che siano aiutati soprattutto i contadini e i giovani imprenditori che intendono incominciare a produrre grani autoctoni e recuperare le vecchie sementi. Ed è quindi importantissimo l'intervento di Slow Food nella salvaguardia dei grani antichi e nella salvaguardia di questo prodotto importantissimo per il Sud Italia. Sì, Slow Food ha iniziato a sviluppare azioni di interventi a tutela del nostro grano già dal 2012 attraverso la creazione di una comunità del cibo, una piccola filiera, una microfiliera tra produttori, consumatori e trasformatori, delle alleanze virtuose per sostenere la produzione di grano autoctono e quindi per tutelare la nostra biodiversità. Quindi un lavoro fatto a 360 gradi che parte dalla semina e arriva ad attività laboratoriali rivolte a tutti, a bambini e ad adulti, dove si informa, si forma e si educa sulle qualità del nostro grano e su un'alimentazione basata su cibi buoni, puliti e giusti, un'alimentazione che faccia bene alla nostra salute ma anche alla nostra terra. Allora, vediamo qua un bel tavolo di consumazione di pasta. Com'era? Buonissima, ottima. E quanto è importante, secondo lei, il grano nella fabbricazione, tra virgolette, della pasta? Tantissimo, sicuramente. Da 1 a 10, 10. Anche 11. Anche 10, sì, 11. Però una buona pasta va anche un buon condimento come questo. Esatto, infatti io ho scelto il sugo e maccheroni con la capra, proprio perché che è tipico, sì, è un piatto tipico nostro. Invece veniamo di qua, anche qui con la carne di capra o no? No, io ho assaggiato quella di melanzana. E com'è? Ottima. Quanto cambia il sapore della pasta in base al sugo? Al sugo, cambia tanto. O cambia, diciamo così, il piatto in base al tipo di pasta? Non cambia la consistenza della pasta perché è ottima, però il sugo dà un sapore diverso sicuramente al piatto. E se dovesse preparare a casa un piatto domani di pasta, che tipi preferisce, che formati preferisce? Formati corti di solito preferisco, sì. Ad esempio le spaccatelle, le penne, indifferente. Tipo formati locali, tipo i maccheroni come questi? Sì. Mi ci metto pure a prepararli a volte. Sì, sicuramente. Vabbè, vi lasciamo cenare, grazie. Buonissima. E buona anche... c'era buona anche prima, quando non eri dottore, adesso che sei dottore neolaureato è buona lo stesso. È sempre buona anche prima. Ti volevo fare gli auguri in diretta, grazie, tolgo l'occasione, grazie. Visto che tu sei un volto noto del giro Palerizzo, è bello avere... Non solo Palerizzo, se siete Tarantella io ci sono. Questa comunione, buon cibo, buona pasta con la musica popolare. La comunione è perfetta, proprio meglio così non si può. E quindi buon appetito. Grazie. Allora, c'era una canzone famosa che diceva felicità un bicchiere di vino con un panino, noi la rimoduliamo e diciamo un bicchiere di vino con un buon piatto di pasta. Cioè io cosa dovrei fare adesso? Dovrebbe dire sì, è vero, la pasta è buonissima questa sera. Ah, ho capito. E se vuole, se poi non le piace dica non mi piace, però no, secondo me le piace. No, la pasta è buona, il sapore è buono. Beh, il vino potrebbe essere meglio, però. Quindi un buon gustaio di vino, ci vuole un vino più duro. Dico, questo piatto di pasta invece com'è? Ottimo, no, sinceramente, non sto scherzando. Si mangia in giro pasta così o qui venendo a Rogudi? Noi, io non l'ho mangiata mai perché non... Uh-huh. Siamo venuti apposta per mangiare i crudeli, perché altrimenti non mangiamo i maccheroni. Allora, vi auguriamo buon appetito, buona continuazione ed evviva la pasta. Meno male, grazie, ciao. È fatto bene. Mi ripeto il termine di prima, era favolosa. E poi non è favolosa, sì. Ma poi questo non è pasta, è maccherone. Beh,
un altro paio di mani. Quello della festa della pasta insieme al Palearizza è un evento, meglio dire un insieme di eventi molto importante per la città di Rocuti, che sta riscoprendo, diciamo così, una nuova primavera. Sì, devo dire che ti voglio correggere prima quello che hai detto, in quanto non ritengo un circolo vizioso dalla pasta dal grano alla pasta, non è un circolo vizioso, ma è un bellissimo circolo, diciamo, definiamolo così. Sicuramente intendevamo un circolo positivo. No, ma l'avevo capito, no? Diciamo che noi ospitiamo volentieri con entusiasmo questa manifestazione, questa accoppiata, diciamo, di sia il Palearizza sia la festa della pasta, in quanto si riscoprono gli antichi sapori, gli antichi e soprattutto si riscopre come si mangiava una volta. L'auspicio è che si torni a coltivare quello che, come già detto prima, che le nostre montagne vengono ripopolate un'altra volta dai contadini, che si va in una direzione, non in una produzione di industriale, perché la conformazione geologica non lo permette, ma che si vada in una direzione di una produzione di nicchia che va a dire di qualità. E ma ti muca tu fusta così bella, e calacci mi putissi ranno urbari, e da sta porta mi sa spaccazzella, e io stanno ti dove vengo. Vieni? Da Torino. La prima volta che sei qua? No, io vengo qua da 18 anni. No, la festa della pasta. No, la festa della pasta è la prima volta che vengo. Sì, è la prima volta. Felice, chi sei? Tutta la compagnia? Questa è tutta la mia famiglia. Ma 21 esattamente. Bella sessione davanti alla telecamera. La pasta come? Carne di capra o carne? No, non lo so, non lo so. Proverai la carne di capra? Non penso. È buona? Mi fido, poi la provo. Provate la carne di capra. E sia benedetto Dio che ti manteni, e che così bella ti mozzi urmari, e spampia lui giù. La rio di volato passi di l'aria. Siamo nel cuore della festa della pasta con Salvatore Maesano, presidente della Proloco di Rocuti. Buonasera. Buonasera. Donatella Favasuri. Buonasera. E Anna Forti. Mi hanno detto che tu sei colei che crea la pasta. Sì, l'ho fatta io. Da quanto dura la preparazione? La preparazione è un pochino... Stamattina presto fino alle 19 di stasera. È una cosa abbastanza complessa, voglio ringraziarvi perché siete qua proprio dove si sta creando un'opera d'arte, l'opera d'arte che è creata dalla chef che vedete qua, che riesce veramente a fare un connubio tra i nostri grani, quindi la nostra pasta, i nostri sughi, ci fa deliziare il palato. Voglio ringraziare veramente Anna perché è brava e ogni volta che ne abbiamo bisogno ci aiuta a produrre quello che stiamo per mangiare. Che primi piatti avete preparato? Abbiamo preparato una pasta tipica proprio dell'area grecanica, ma di Rocuti in particolare, i cordelli conduti con sugo di carne di capra e sughi di melanzana. I cordelli si usavano da noi nei periodi di festa, la domenica o comunque nei periodi di festività. Le brave massaie le facevano completamente a mano, facendo proprio con il palmo della mano, facevano questi fili di pasta che si chiamavano cordelli proprio perché si facevano lunghi il più possibile. Più brava era la massaia e più lunghi erano i cordelli. Bravura che adesso ritroviamo in Anna, che li fa proprio in modo eccezionale. Allora Anna, giovanissima, quanti anni hai? 25. Puoi darci qualche consiglio o anche spiegarci il procedimento di come fai la pasta? No, è molto semplice, anche perché le farine che ci portano sono delle buone farine, quindi è molto facile produrre la pasta, non abbiamo avuto alcun problema. Comunque
durante l'inverno, dall'autunno in poi, speriamo dal mese di settembre, ottobre in poi, faremo dei laboratori proprio di pasta qui nella struttura che cominceremo a utilizzare da settembre. Quindi siete tutti invitati a venire a vedere come si produce la pasta e a gustare anche la pasta. E adesso non ci resta che assaggiarla. Certo, sì. Buon divertimento e buona degustazione. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. A 40 kg ne abbiamo altri 20 da parte, speriamo di farcela, se no chiudiamo. Alla prossima, un altro anno. Ciao, buona serata e buona degustazione. Siamo con Nino Guarnaccia. Buonasera. Condofuri Marina. Da Condofuri a Rogù di nuovo. Sì. Per assaggiare la prelibatezza di questa sera. Pure ad ascoltare un po' di musica locale. Ecco, di primo acchitto, com'è la pasta? Saporita, abbastanza saporita, molto saporita. Un voto? Suo amico di Sabina. 9, va. Grazie. Portate la bottiglia di vino, che passa tutto.